E si inizia con una bella focaccia di recco, ovviamente io con i jeans, lei tranquilla si è messa la gonna, comoda, però la vita così. La concentrazione mentre consultiamo l'itinerario fatto da Margherita, dove dice ogni cosa, cosa vedere a Santa Margherita Ligure. Ora in realtà siamo a Recco per questa sosta. Ora facciamo un Portofino in Santa Margherita Ligure e poi tiriamo verso l'hotel che trova a Monte Rosso al Mare, che sembrava essere una posizione strategica, speriamo, sulla moto è carica di roba, di bagagli. Siamo in questo road trip in moto verso le Cinque Terre. Adesso vedete anche via moto tutta la statale che ci porterà da Recco fino a Portofino. Via con le riprese! Ha! Siamo fermi a prendere una crema caffè a Santa Margherita Ligure. Abbiamo visto Portofino, ma faceva troppo caldo, non ho fatto riprese perché ero tutto pieno, borsa, giacca, eccetera. Santo Santa Margherita Ligure. Santa Margherita Ligure con l'infortunio alla coscia, signori, perché che ha detto è dopo l'autostrada mi metto la gonna, cioè lei si è messa i jeans sopra la gonna perché la gonna pantaloncino e questo l'ha portata a non ricordarsi che c'era la marmitta bella caldina la spinta nel parcheggio delle moto e lei si è appoggiata con la coscia contro la marmitta, si è fatto un'ustione incredibile, sopomata, garza e tutto, speriamo che passi. E adesso direzione Monte Rosso al Mare, hotel 1:30 e poi doccia, non vedo l'ora di fare doccia. Siamo fermi dopo l'autostrada che è qua sopra, la potete vedere da questa ripresa. Mancano 15 km all'hotel, sono le 5:30, siamo sudati fradici, ma dopo 200 km siamo arrivati, quindi let's go! Siamo qua, dai, racconta un po'. In un tavolino. È caratteristico. A Monte Rosso. E cosa hai ordinato? Io gli spaghetti allo scoppio. Io un'insalata e trofi al pesto. Con un pochino di vino. E siamo qui with the view, come direbbe lei. Dinner with the view. Oh wow. Ti hai capito la signorina? Con focaccina. È arrivata la trofina. Mi sento un po' in colpa, cioè io ho voluto prendere le fragole, voglio di fragole, con la crema 5 terre, lei ha preso un gelatino. Però se andiamo davanti al mare, che non si vede, ma siamo davanti al mare. Buongiorno! Questa qua è la nostra stanzetta d'hotel. Qua c'è la porta d'ingresso, vabbè, giubbotti da moto, eccetera. Seguito che avevo un letto molto carino, devo dire. Una finestrella che è da sulle montagne, un armadio, giustamente. La centrale elettrica qua con cose varie, qua c'è un normalissimo bagno dove c'è Margherita e siamo per scendere a fare colazione, ci aspetta un giro per 3/4 terre, se non sbaglio, Vernazza, Corniglia, Manarola, basta. Guardiamo il terrestre, ci facciamo un selfie. Madonna! Siamo arrivati a Vernazza, la strada è fighissima,
Abbiamo visto delle view spettacolari. In macchina effettivamente è infattibile, però in moto bellissimo. Ora abbiamo dovuto lasciarla qua la moto perché c'è un chilometro da fare a piedi che è chiuso proprio. L'abbiamo già vista dall'alto, sembra molto figa, e adesso andiamo giù a vedere. In questo posticino qua, cioè lì c'è il mare, a parte l'albero che ce l'ho sempre beccati così davanti. Però si sta così bene all'ombra e ci sono le due belle focacce fresche, appunto della mozzarella. Tutto ciò abbiamo messo la moto in un parcheggio, cioè lì c'è un parcheggino che non si riesce a vedere benissimo. Qua c'è una terrazzina. Strapiomba? Oh! E lì c'è Manarola. Eccola! La vedo. Ecco, noi eravamo a mangiare, dove c'erano gli ombrelloni lì, e la moto è qua, però guardate che vista. Questa è Corniglia, tacolata, carina, e questo è il mare. Via con le riprese verso Dio Maggiore. Più. Ah, con questo girettino numero uno qua. Rio Maggiore, Rio Park, Rio Strada, Rio Mare, Rio Ragazza, Piantina delle Cinque Terre, Via dell'Amore, eccola, chiusa, è chiusa, Honey Station, Appero, Appero, e c'è chi mangia lì, Appero, Appero, per arrampicare sugli scogli, oh mio Dio. Chiedete il caldo che fa, non so se si vede in camera, ma io sono tutto bagnato, tutto, risparmiamoci i dettagli, è bello tutto, solo che poi è su giù a piedi, cioè, moto strada è bellissima. Ora gelatino, poi guardiamo l'ultima che è Manarola, e abbiamo fatto tutte e cinque oggi, così domani facciamo Porto Venere, le Palmarie e ce ne torniamo a casa, i piani sono giusti. E si scende anche l'ultima, Manarola! Ultima delle Cinque Terre. E poi abbiamo finito. L'obiettivo è farci un apio qua in centro al Nessun Dorma, che non conosce nessuno. Allora andiamo giù. Si butta e va! L'off! Bellissimo questo scorcio comunque, signori. Mi fa tutta la salita, bella, bella, bella. È martedì? È chiuso? È chiuso martedì? A luglio? Chiuso. 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 Siamo per uscire a cena.
È quello che volevo dire. E allora? E siamo tornati qua for the last night of these magic days. This is Margherita. Ed ecco l'apio. Per una bella vista, devo dire. C'è anche Manarola, si vede. Ragazzi, si vedono tutte: Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore. Lì c'è tipo Nettuno che è attaccato alla roccia. Non attaccato, scolpito. Scolpito, bello. Siamo venuti qua, via Rettina stasera. Acquina. E niente, abbiamo preso una bruschetta molto interessante e una focaccia altrettanto interessante. Sto faccia dice tutto, siamo molto stanchi. Io dal bacino in giù non mi sento più niente, cioè nel senso... Io da tutto. Sento le gambe, però sono davvero stanche perché questo su e giù, su e giù, su e giù. Vuoi salire in moto tranquilla, 40 minuti di moto, va 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 va. E io vado lì con una gamba che frena, l'altra gamba che cambia. Non ho mai fermate. È faticoso fare la passeggera. Anche fare la passeggera. Dopo questo. È vero, perché devi stare attento tutto in moto. Vicoletto di Monterosso, ragazza presa per strada. Ed ecco che è arrivata la bruschetta. Ed ecco anche la figassa. Buon appetito. Due in un colpo solo, che figo. Un giorno risalirò su una costa, bellissimo. Io le crociere siamo una cosa unica, un'insenatura nascosta. Costa Porto Venere, molto carina, qua davanti al porticciolo. Fa troppo caldo anche oggi che siamo arrivati presto, ora sono mezzogiorno e abbiamo fatto tutto il giro di Porto Venere, avete visto già qualche ripresa carina, non era una terra ma era un posto da vedere. Ora ci rinfreschiamo, siamo seduti qua per pranzo. Eccola, dopo 8 ore. Messo, si torna all'hotel, un'altra ora, si veste tutti come si deve fare e si torna in autostrada in quel di Reguega e di Alassio. Vacanzina è terminata. Partirà un'altra lunedì, che vedrete prossimamente. E poi forse un'altra ancora. E un'altra ancora ancora, speriamo. Il nostro, dove sei? Viaggio è giunto a termine, siamo arrivati alla Reguega. Ecco qui, ci aggiorniamo presto. Vi spoileriamo che partiremo presto per un altro viaggio. Sai che mi sa che ho guardato per tutto il tempo lo schermo e non qua. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao, 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 ciao.